Jaspal è protagonista di una politica attiva che è rappresentata dall'attivazione di progetti di tirocinio. Nello specifico, attraverso appunto un avviso che è stato pubblicato nel luglio di quest'anno, è possibile avviare appunto questi progetti. È possibile farlo attraverso una serie di risorse economiche che sono state dedicate, si parla appunto di oltre 16 milioni di euro, che fanno capo a due fondi. Un piano operativo nazionale legato al programma Garanzia Giovani e l'altro un piano operativo insomma, regionale rappresentato dal Fondo Sociale Europeo. I destinatari, trattandosi di due tipologie distinte, sono, per quanto riguarda una prima tipologia, tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 15 e i 29 anni e si trovano in uno stato di disoccupazione fuori da ogni ciclo di formazione e di istruzione. Mentre l'altra tipologia, definita come tipologia B, riguarda coloro che sono sempre in stato di disoccupazione ma hanno un'età superiore insomma, ai 29 anni. Si tratta di tirocini che avranno una durata di 6 mesi con la possibilità di svolgere appunto l'attività di apprendimento nell'arco di 30 ore settimanali e con la possibilità di ricevere una indennità. Un'indennità di 450 euro mensili per 6 mesi legata proprio a un cofinanziamento pubblico sulla base delle risorse che fanno capo ai fondi che abbiamo detto precedentemente e un cofinanziamento privato di 150 euro a carico del soggetto ospitante. Perché dovrebbero essere presi insomma, in considerazione questi tirocini? Perché appunto rivolgersi con le proprie scelte a questa politica attiva? Sicuramente ciò che caratterizza la scelta in generale di un individuo fa capo a molteplici fattori, però è anche vero che se cerchiamo di sottolineare quelli che sono gli aspetti caratteristici e salienti quindi di questa politica attiva ne possiamo rintracciare tanti. Sicuramente il fatto che l'individuo ha la possibilità di apprendere un'attività lavorativa supportato quindi in maniera graduale attraverso l'affiancamento con un tutor, ma anche la possibilità di conoscere quello che può essere appunto un contesto organizzativo e quindi le regole che fanno parte dello stesso e non da meno la possibilità di sperimentarsi e di comprendere o di porre eventualmente le basi su quella che sarà la possibile scelta professionale e conoscere al contempo stesso le caratteristiche del mercato del lavoro. Quindi sulla base insomma, di questi aspetti, perché appunto non prenderlo in considerazione e cogliere questa opportunità. Ciao, sono Gregorio Onnis, ho 18 anni e lavoro come cuoco. Ho appena concluso gli studi alberghieri, adesso mi trovo nell'Accademia Casa Puddu di Roberto Pezza a Baradili. Per arrivare qua all'Accademia sono entrato in contatto con delle persone che mi hanno parlato di un progetto, il progetto Taste to Taste, un progetto volto a valorizzare 6 giovani chef scelti in tutta la regione Sardegna. C'è stata una prima settimana di formazione qui in Accademia, poi una settimana di scambio con 6 ragazzi americani scelti con le stesse modalità a New York e poi c'è stata l'inversione, qualche mese dopo sono arrivati loro qua e abbiamo fatto più o meno le stesse attività, condivisione diciamo del lavoro. Abbiamo partecipato a eventi, abbiamo gestito la cucina in più situazioni. Siamo stati seguiti da 3 funzionarie dell'ASPAL durante tutte le fasi del progetto e abbiamo sviluppato direi quasi un rapporto d'amicizia con loro alla fine, perché c'era innanzitutto necessità di stare sempre a stretto contatto per non perdersi. L'Accademia si trova a Baradili, il comune più piccolo della Sardegna con 83 abitanti. In questa Accademia vengono formati dalle 10 alle 15 persone alla volta. Il corso prevede 500 ore di formazione in totale, 150 di stage e le restanti di formazione teorica e pratica. Ci sono più docenti, ce n'è uno principale che è quello che ci segue tutti i giorni e poi ce ne sono altri che vengono, tra virgolette, invitati a
insegnare, diciamo, cose un po' più specifiche. Per esempio, c'è qualcuno che è esperto di allergie, farà una lezione teorica sulle allergie, sulle intolleranze, su eventuali soluzioni o sostituzioni negli alimenti. Ci sarà qualcun altro che è un pasticcere e così via. Secondo me è importantissimo che ci sia una buona coesione con gli altri partecipanti, perché no? Sviluppare un buon spirito di gruppo, secondo me, è fondamentale. Questa scelta che ho fatto di intraprendere questo tipo di lavoro e di carriera ha influito sia a livello familiare che a livello di amicizie, in generale con tutte le persone che conosco. Per esempio, a casa cucino sempre solo io ormai. Invece tra amici, ogni volta che si organizza una festa, chiedono a me o consiglio anche se sono disponibile per cucinare con loro. Qualche consiglio per chi vuole intraprendere questa carriera. Innanzitutto bisogna mettere da parte, diciamo, tutto ciò che si pensa di sapere ed essere più umili possibili nei confronti di chi ne sa più di noi. Bisogna scordarsi che si lavori 8 ore al giorno, si arriva a lavorarne, non dico 20, ma 18, 16. Bisogna scordarsi le festività. Clienti maggiori arrivano quando ci sono le feste. Il nostro lavoro è quello, servire persone che intanto si stanno divertendo. Avere tanta voglia di imparare, e fantasia e creatività. Credo che sia sempre importante scegliere un mestiere che ci piace, perché nel corso della vita ce lo porteremo sempre accanto a noi. Ciao e buon lavoro! Cercare attivamente lavoro significa essere protagonisti della propria ricerca del lavoro, ancora di più se la vogliamo svolgere attraverso il web 2.0. Quindi per favore smettila di affidare la tua ricerca del lavoro solo nel web ai siti di annunci, perché quella è una logica 1.0 e se vuoi usare i nuovi strumenti devi uscire dalla vecchia logica. Perciò in questo post-it voglio invitarti a sperimentare le potenzialità dei social. E quindi, numero 1, raccogli informazioni su quello che ti interessa e sui settori nei quali vorresti lavorare. Come puoi fare? Esattamente come fai quando ti piace qualcuno o qualcosa. Vai a scovare informazioni sul web, quindi a cercare siti di annunci che parlano di quella cosa o di quella persona, pagine o profili Facebook. Allo stesso modo farai con il lavoro che è più adatto a te. E questo ti permetterà di avere contemporaneamente informazioni su cosa sta succedendo nel mondo del lavoro e su quello che ti interessa fare. Numero 2. Fatti conoscere e crea nuovi contatti. Come, mi dirai tu? Lo sai che esistono dei social network specializzati nella ricerca del lavoro che ti permettono di creare il tuo profilo e di valorizzare le tue capacità a persone che potrebbero essere interessate proprio a te. LinkedIn è il più importante, non è il solo, ma è seguito da milioni di persone in tutto il mondo. E fra queste persone non ci sono solamente persone come te che stanno cercando lavoro, ma anche potenziali datori di lavoro o collaboratori. Se poi proprio non vuoi rinunciare a consultare degli annunci, ti faccio sapere che nei principali social network esistono dei sistemi di aggregazione degli annunci. Bene, adesso hai cominciato ad esplorare le potenzialità dei social per la ricerca del tuo lavoro, che sono molto più preziose se sai che cosa cercare. Attenzione, prima di usare uno strumento del web devi saperlo utilizzare bene, cioè considerare le caratteristiche del tuo lavoro. Se ad esempio ti occupi di fotografia, sarà più facile per te utilizzare un social che veicola principalmente informazioni attraverso le immagini e i video. Devi anche considerare però le tue caratteristiche e quanto ti va di esporti sul web e, in ultimo, le caratteristiche del social che stai utilizzando. E quindi, datti da fare e buona fortuna!